Senatore Morra, allora, nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle, qual è la priorità in questo momento per il Movimento? Reddito di cittadinanza certamente e tutte quelle misure che possano andare incontro alle esigenze non degli italiani tutti, ma soprattutto di quelli che fra gli italiani stanno peggio. E stanno peggio perché noi siamo colpiti ogni giorno di più da una fiscalità iniqua, da uno Stato distratto, da una pubblica amministrazione molto spesso farraginosa. Noi vorremmo innanzitutto rispondere ai bisogni di queste categorie sociali. Le risorse dove si trovano per il reddito di cittadinanza? Chi vuole può, basta che ci sia appunto la volontà, come è stato più volte ripetuto. Per esempio, si potrebbe attaccare chi gode di una pensione esageratamente d'oro. Noi abbiamo pensionati che arrivano a fine mese con pensioni di 10, 15, anche 30 mila euro lordi al mese. Tutto questo è inammissibile quando qualche cittadino del tuo Stato versa in condizioni economiche e sociali di assoluto degrado. Noi possiamo e dobbiamo intervenire a favore di queste categorie. E poi penso per esempio all'abolizione delle province, ad una riduzione dei costi della pubblica amministrazione e soprattutto della politica. Ma con la politica io intendo a tutto tondo per esempio anche quei costi determinati dal trasferimento della competenza sulla sanità, ad esempio alle regioni. La riforma del titolo V della Costituzione ha permesso alle regioni di appesantire il bilancio dello Stato di circa 90 miliardi e lei sa che con questi 90 miliardi avremmo potuto tranquillamente dar tantissimo a giovani, a cassi integrati, a disoccupati, a pensionati che in questo momento innanzitutto sono dei disperati. Il giorno dopo i risultati delle elezioni amministrative è il momento per il Movimento 5 Stelle di fare un po' di autocritica. In Sicilia non è andata bene. Ascolti, l'umiltà è una caratteristica che dovrebbe essere di tutti e che è certamente nostra. Noi faremo tutte le analisi del caso e faremo eventualmente l'autocritica che sarà necessaria, ma innanzitutto noi dobbiamo rimboccarci le maniche perché dobbiamo riconoscere che lì dove abbiamo vinto, perché in alcune realtà abbiamo vinto, il risultato è arrivato attraverso lavoro, attraverso impegno, attraverso militanza, attraverso partecipazione. Se noi sapremo coniugare intelligenza e passione, i risultati arriveranno. Io ho questa incrollabile fede nel fatto che il movimento possa tornare a correre prima ancora che nelle urne, nei cuori degli italiani, perché il movimento ha come proprio scopo quello di promuovere speranza ed entusiasmo e noi lo possiamo fare. In questi mesi i toni dei comizi di Beppe Grillo hanno penalizzato il movimento? Io non penso, perché Grillo usa quegli stessi toni per cui oggi è accusato da sempre. Grillo ha usato parole dure, parole importanti e gravi anche in altri contesti e pur tuttavia siamo cresciuti. Allora il punto non è il tono di Beppe, il punto è che, come in tante altre occasioni, ci può stare una crisi di crescita e noi non dobbiamo far l'errore, e proprio di chi compie analisi superficiali, di pensare che gran parte della strada sia stata percorsa. Noi abbiamo ancora una strada lunghissima da percorrere, ma abbiamo anche una ferrea volontà di percorrerla tutti insieme. Furnari, che è uscito da poco dal Movimento 5 Stelle, ha detto: il movimento imploderà, è solo questione di tempo. In questo momento lei teme nuove fuoriuscite dal Movimento 5 Stelle? Lei sa che ieri pomeriggio abbiamo avuto una lunghissima riunione in cui si paventava da parte di molti la possibilità di espulsioni, di fuoriuscite, di dimissioni volontarie e così via. Alla fine non è successo nulla, anzi, a dire il vero, è successo tanto di importante perché abbiamo dibattuto e tutte le volte che si dibatte e si dialoga, seppur magari anche con toni forti, si fa emergere ancora più chiaramente la volontà di concorrere tutti insieme allo stesso risultato. E il risultato è promuovere il movimento ed il Paese, perché gli interessi del movimento sono gli interessi del Paese. Come è andato? Dovevano farla capogruppo invece? No, beh, è una votazione, no? Quindi due candidati, siamo arrivati molto vicini, come avete visto il risultato. Non è un bel esempio di democrazia, no? Abbiamo votato liberamente, c'è chi anche addirittura si è espresso con due bianche, quindi proprio nell'ottica, penso, di non saper scegliere tra i due qual era il più adatto, e quindi
È andato bene, insomma, siamo molto contenti.